Buongiorno a tutti, vi raccontiamo un episodio. Stamattina mi ha chiamato disperata la maestra dell'asilo dei miei figli, una dipendente comunale, a cui il Comune di Roma, per volontà appunto del sindaco Marino, non darà più una parte della sua retribuzione. Su circa 1.300 euro il Comune di Roma non ha i soldi per dare ai propri dipendenti circa 300 euro in busta paga. Ovviamente questo getterà nella disperazione molte famiglie che vivranno a quel punto con 300 euro, dovranno vivere con 300 euro in meno. È molto grave, si tratta di 24.000 dipendenti, quindi ci saranno ulteriori disservizi anche per i bambini, per gli asili nido e per tutte quelle strutture che rappresentano dei servizi essenziali per i cittadini del Comune di Roma che pagano livelli veramente stellari di tasse e imposte. Sì, purtroppo è proprio così. Il sindaco Marino ha disposto di tagliare il cosiddetto salario accessorio. Si tratta di un importo pari a circa 250-300 euro su uno stipendio di 1.400 euro. Tutto questo per rimediare 6 milioni di euro. Una cosa veramente incredibile dal nostro punto di vista, tenuto conto che in questo bilancio affluiranno 280 milioni del Salva Roma, 250 milioni di nuove tasse locali, TASI, COSAP, ZTL e via discorrendo che questo sindaco sta mettendo, altro che 80 euro, sono 100 euro per ogni cittadino, 250 milioni per vendita del patrimonio immobiliare e si vanno a togliere 6 milioni di euro sui dipendenti, su 24 che basterebbe mila. Un piccolo sacrificio da parte della classe politica che si eviterebbe appunto di buttare nella disperazione tutta questa gente per 6 milioni di euro su un bilancio di 6 miliardi, di cui 1,5 miliardi serve solo per le municipalizzate che sono, come sappiamo, per lo più dei veri e propri bacini elettorali. Significa veramente ridurli in povertà. Oggi era alla manifestazione, c'era chi diceva: io così non riesco a pagare il mutuo, così non riesco a pagare l'asilo nido. Gli sprechi, come diceva Carla, del Comune di Roma sono sempre lì. I bilanci delle municipalizzate, ADA, CAMA, Assicurazione di Roma e Farmacap, sono sempre dei bilanci folli, puntualmente dei bilanci in perdita. Si continuano a mantenere le auto blu, 9 milioni di euro, non è stata accolta una nostra proposta per eliminarle. Si continua a mantenere gli affitti d'oro, anche qui abbiamo fatto una mozione passata e il sindaco e la giunta non l'hanno attuata. Il sindaco si continua a tenere il suo bello staff da 5 milioni di euro e un'avvocatura che con 23 avvocati costa al comune 6 milioni di euro. Questa è la situazione a Roma. Ah, queste sono le scelte del PD e della vecchia classe politica che continua, nonostante tutto, nonostante appunto la disperazione dei cittadini, a perpetrare gli atteggiamenti che hanno portato in disperazione e in praticamente quasi alla soglia della bancarotta i bilanci che invece loro dovrebbero tutelare. Quindi inutile dire che su questo bilancio faremo le barricate. Assolutamente, porteremo sì, qualche centinaio di migliaia di emendamenti in aula. Assolutamente, sarà un piacere. Sì. Vi faremo sapere. Arrivederci, grazie.